suo partito candida lei come presidente, ma all'ultimo turno appoggerete o no Pittella? Abbiamo detto molto chiaramente che la candidata della GUE/NGL per i primi tre turni si chiama Eleonora Forenza e credo che faremo una discussione dopo il terzo turno, qualora io non dovessi arrivare al quarto, cosa che ovviamente non mi auguro. Quali sono le condizioni per votare Pittella? No, non ci sono condizioni per votare Pittella, ci sarà una discussione nel gruppo parlamentare che peraltro è un gruppo confederale, quindi non è detto che le delegazioni decidano tutte alla stessa maniera. Io rimarco soltanto che il comportamento dei socialisti in questi 2 anni e mezzo è stato molto chiaramente quello di non scegliere il GUE come alleato, ma di scegliere il Partito Popolare. Su una cosa molto concreta su cui ci sarebbe potuto essere un impegno, cosa faranno i socialisti sul CETA nella prima plenaria di febbraio, non c'è stato un impegno e questo per noi significa che non c'è una garanzia di discontinuità. Quanto è concreta la sua candidatura alla presidenza? Cosa potrebbe portare lei? Concreta, assolutamente concreta, perché penso che sarebbe una vera discontinuità avere una candidata femminista, avere una candidata che viene dai movimenti, avere una candidata che non fa parte dell'establishment. Ecco, da questo punto di vista penso di essere realmente alternativa e realmente una garanzia di discontinuità con la grande coalizione.